Signora Serafina Imperatore viene dalla provincia di Varese, accompagna il marito che tra le varie cose vediamo probabilmente è un esperto di Damasco, è così? Eh, gli piace il Damasco e la maggior parte dei suoi coltelli sono tutti in Damasco. Ha fatto anche qualcosa in Damasco ma preferisce attualmente farlo fare. A chi è più bravo, diciamo, ecco, e allora acquista il Damasco. Però sicuramente le ha spiegato qualcosa su questa tecnica particolare, come si realizzano questi coltelli. Guardi, se lei vuol sapere come si realizza il Damasco, il signor Quartini, che è un forgiatore e fa del Damasco veramente eccezionale, può rispondere sicuramente meglio di me a questo quesito. Prima di andare, chiaramente, però chiediamo a lei da quanti anni viene a Frosolone e come si trova qui. Allora, a Frosolone sono sei anni che veniamo, mi trovo bene, è una, chiaramente una delle zone in cui la cultura del coltello esiste da sempre, eh, per cui poi il paese è piacevole. Veramente piacevole, si sta bene. Ed eccolo l'esperto del Damasco, il signor Dario Quartini, viene da Brescia. Domanda d'obbligo: come si. che tecnica è quella del Damasco? Insomma, come si creano questi disegni particolari sulle lame? Allora, i disegni che si creano nel damasco, eh, il damasco può essere fatto in maniera semplice per la sovrapposizione di materiali differenti tra alto e basso contenuto di carbonio. Invece quelli che vede in questa, in questa vetrina sono dei damaschi mosaico. Il damasco mosaico è fatto sempre, come si può dire, con acciaio alto e basso contenuto di carbonio. Però è che poi questi, questi ferri, dopo essere stati saldati, bolliti cioè l'operazione proprio di saldatura tra questi due materiali, questi vengono tagliati, proprio si fanno delle tessere, come proprio può essere un mosaico di pietra, e si ricompongono e si fanno di nuovo eh, per bollitura, dunque diciamo che si risaldano i pezzi, di che quando si è fatta tutta questa lastrina, questa lastra di questo mosaico figurato, di lì si comincia a fare il coltello. Quindi comunque voi potete creare qualsiasi tipo di disegno in pratica? Se lei vede in queste... In questi coltelli qui ci sono delle piume oppure ci sono dei figurati con dentro degli omini, con, con dentro le fiamme, con dentro una serie di figure, delle croci. In poche parole all'interno si può mettere esattamente quello che uno vuole. Diciamo si crea una figurazione che magari uno pensa a un. Un disegno particolare, io vengo da Brescia, qui ci sono del, degli olmini del, del, che, della Valle Camonica, eh, che sono i nostri, chiamati i nostri pitoti della Valle Camonica, e io di solito quando faccio questo Damasco mi piace riproporre all'interno del coltello una, una realtà mia antica. Ecco. Come è nata in lei questa passione per i coltelli e per il Damasco? Ma diciamo i coltelli è una cosa fin da bambino, poi una ventina d'anni fa ho avuto la possibilità... Di, avere, di lavorare in un maglio e col maglio ecco che, eh, si è potuto costruire il maglio eh, si è potuto costruire il damasco diciamo che avere il damasco è una cosa conosciuta perché già nel 600, nel 700 nella nostra Valtompia si costruivano canni damasco sia per pistole che per fucili, dunque non è stata proprio diciamo, una novità, nel bresciano il damasco li usavano più che per fare i coltelli, ma per fare le canne e fucili, poi adesso invece le canne e fucili non si fanno più e io come tantissime altre persone lo utilizziamo per fare coltelli. Ultima domanda, Dobrico, lei non è la prima volta che viene a Frosolone, perché viene sempre, spesso, come si trova in questa realtà? Eh, eh, a Frosolone ci vengo perché ormai non ho più tanti amici qua, che quasi quasi in proporzione a Brescia. Eh, vengo qua, sono stato uno dei primi, si può dire, a venire qua una ventina d'anni fa con mia moglie e mia figlia che era piccola e poi abbiamo continuato perché ci troviamo bene. Si beve e si mangia soprattutto bene e dunque la realtà è felicissima. Dunque tre giorni tre giorni si passano, si passano bene. Ecco, con poi amici che ci troviamo magari non dico tutti gli anni ma qualche volta ogni due anni e magari l'anno dopo si, si può o non si può venire però ci si può sempre trovare altri amici coltellinai come in questa stanza che ci conosciamo da anni e dunque si passano tre giorni piacevoli. Mauro Ovieri, Alatri, provincia di Frosinone, invece è una vecchia conoscenza qui a Frosolone, ormai è una presenza fissa, lei già da qualche anno viene qui, insomma ne vale la pena, perché viene qui? Ma Sicuramente, innanzitutto ecco, è sempre un, um, è un piacere venire perché oltre ai vecchi amici se ne incontrano anche di nuovi, quindi poi eh, diciamo che io sono appassionato un po, con un po' di lame, un po' anche di artigianato, quindi eh, fa anche piacere... Eh, mostrare ciò che magari uno esprime con il proprio lavoro, insomma. Ecco, basta guardare qui, insomma, non solo sì. coltelli, fa un po' di tutto, ecco, cosa fa? Ma sì, diciamo che ecco, mi, mi diverto un po' nella, nella, nella tornitura, realizzo anche piccoli oggetti in legno, confezioni, penne in vari legni, corno, quindi ecco, mi piace un po' di, ehm, diciamo, miscelare i vari, i vari elementi della natura, ecco, tutto, tutto qui, insomma. Uno dei motivi per cui si viene qui è perché ci si confronta con artigiani che vengono, e artisti che vengono praticamente da tutta Italia. Lei viene anche per questo motivo? Insomma, è riuscita a capire anche qualche segreto? Cosa nasce da questo confronto? Eh, diciamo che eh, sicuramente è così. Poi ho notato che quest'anno c'è diciamo un po' una rinascita di questa cosa no? perché ho visto molti coltellinai che mh, nelle edizioni passate non c'erano, quindi c'è una qualità maggiore e sperando che. Eh, insomma, si riesca a far rinascere un po' questa frusolone, ecco che sono, diciamo, in Italia, un po' come maniaco, un po' come scarperia, e, diciamo, sono un po' la, la patria de, delle lame e dei coltelli. Insomma, ecco. speriamo in questo. Anche il signor Raniero Anselmi di Nettuno, provincia di Roma, produce dei coltelli molto particolari. Eh, cosa hanno di originale questi coltelli? Il materiale, il materiale la lama è costruita da un rotola di pece spada stagionato parecchi anni, altrimenti sarebbe e niente, io ho cominciato per hobby, per, per me personalmente, di fatti non vengono venduti, una collezione privata realizzata da me. Molti li vorrebbero, io non ho neanche tempo di poter fare i miei, non posso fare anche degli altri. Ma quindi abbiamo capito bene, qui non si usa né ferro, né acciaio, niente, solo pesce. Esatto, solo più che altro i manici sono in metallo, nottone, argento, rame. Beh, giustamente lo chiamano pesce spada, quindi è tagliente. È abbastanza, sì, quello sì. E poi per, per i colori particolari è la stagionatura del rostro più viene stagionato e più i colori sono particolari la durezza è abbastanza solida è funzionante come un pugnale di acciaio ecco. domanda d'obbligo, lei era già venuto qui a Frosolone? sì, sì un, due o tre anni fa come si è trovato, come si trova? sì, benissimo, la, la gente è cordiale l'ambiente diciamo... È casareccio, diciamo, e tutti ti possono aiutare, ti possono parlare, non è come in città che non ti conosce nessuno e ti evitano tutti. Non è vero che i giovani non sono legati alle tradizioni della propria realtà, del proprio paese? il caso di Roberto De Marini, un giovane che ha deciso di fare dell'arte della lavorazione delle lame, forbici, coltelli un vero e proprio mestiere, è così? Sì, sono tre anni che ho aperto un'attività di coltelleria artigianale. E sto andando avanti oh, avanti, ringrazio Dio. Va tutto bene, insomma c'è il mercato dove si lavora soprattutto. Allora, lavoriamo maggiormente su internet, perché purtroppo il paese è piccolo e la gente non è che l'affluenza è tanta, però su internet si lavora spesso, poi facendo fiere in tutta Italia si lavoricchia qualcosina chiaramente lo fa a livello insomma, di grandi produzioni però abbia, l'abbiamo visto spesso impegnato anche nella festa della forgiatura insomma, è anche proprio, lei è anche appassionato, fa anche dei veri e propri capolavori artigianali come nasce questa passione? veramente ho lavorato tanti anni in una coltelleria e vedevo sempre gente di fuori che veniva qui a Frosolone e, e io che, lavora, che sono di Frosolone a lavoravo in una coltelleria non li facevo piano piano, piano piano ho cominciato insieme a amici e colleghi di lavoro poi, con altri artigiani di, che ci siamo conosciuti qui a Frosolone, un po' di consigli, un po' di aiuti, sono arrivato a questa grande produzione di coltelli artigianali. Ecco, che tipo di coltello preferisce produrre? Beh, coltelli... Oltre la zuava di Frosolone. Vabbè ah ci stanno vari tipi, ci sta lo sfilato, ci sta lo stiletto, ci sta la roncola, la mozzetta, un po' di tutto. Poi faccio pure qualche coltello custom, coltelli creati, da, commissionati da altre persone che poi dopo sono diventati una mia produzione. Con questo è davvero tutto, prima di salutarvi come sempre vi ricordiamo che potete rivedere questa puntata su Telemolise Canale 11 o su Telemolise 2 Canale 12 o ancora sul nostro canale tematico Molise Mio, il canale 212. In Abruzzo potete seguirci sul canale 96 mentre dal Lazio potete vederci sul canale 749. Per gli amanti di internet c'è il nostro sito web, l'indirizzo è sempre quello www.telemolise.com e poi naturalmente cercare il link. Viaggio in Molise, dove troverete tutte le nostre puntate.